Siamo alla manifestazione organizzata dal Comitato Cittadino di Siderno per sostenere tutte le iniziative che potranno portare alla sistemazione del lungomare. Dopo le ultime due mareggiate di novembre-dicembre, gennaio-febbraio, il lungomare, come sapete, è stato devastato. E allora la popolazione, che è rappresentata prevalentemente da cittadini, dai giovani e dalle imprese di Siderno, si stanno muovendo per fare un po' pressione, sia a livello politico che cittadino appunto, per riuscire a trovare una soluzione. Il lungomare deve essere salvato, l'anima pulsante di Siderno. E adesso sentiamo cosa dicono i cittadini. Siamo con due cittadini, due giovani cittadini che hanno voluto manifestare la loro solidarietà, diciamo, al lungomare. Il lungomare, visto che siete dei sidernesi, è sicuramente il vostro punto di riferimento della vita estiva ma anche invernale, il simbolo di Siderno. Ecco, la vostra prima impressione quando avete visto le rovine? Sicuramente è stato un colpo al cuore, perché è impensabile di vedere distrutto qualcosa che ci accompagna da tantissimi anni e ormai non c'è più. Cioè, forse quel poco che abbiamo di estate a Siderno è il nostro lungomare, i lidi, gli stabilimenti balneari, la spiaggia. Voi siete fidanzati? Vi siete innamorati sul lungomare? Sì. Visto, appunto. E questo che vogliamo raccontare, anche la vita proprio di Siderno attraverso il lungomare. Per quanto riguarda questa manifestazione, quali sono le vostre aspettative? Cosa immaginate che succederà adesso, dopo tutte queste persone che hanno dimostrato come voi di non voler abbandonare il lungomare? Speriamo che qualcuno prenda a cuore la situazione dalla provincia, dalla regione, comunque che si rendano conto che abbiamo bisogno di aiuto e... Ma speriamo questo. Secondo voi essere cittadini attivi, ad esempio muoversi in questo modo e farsi sentire, può funzionare? È un inizio, comunque è il popolo che deve farsi sentire. Siamo noi che comandiamo, dovremmo comandare noi, quindi dobbiamo farci sentire. Ok, adesso sono stati eletti qui nuovi sindaci nella Locri, ragazzi soprattutto. Secondo voi generazione giovane, siete in grado, o comunque possono essere i vostri coetanei in grado di cambiare veramente le cose con una nuova mentalità? Sicuramente bisogna imparare, no? Anche le persone che adesso sono grandi hanno dovuto cominciare prima, dall'inizio. Benissimo, vi ringraziamo allora. Continuate a dimostrare il vostro dissenso con senso. La partecipazione è tanta e alta, e soprattutto quella dei giovani. Allora, Siderno sta cambiando qualche cosa? Si sta cominciando ad avere il senso civico un po' più forte? Il segnale sicuramente, la presenza dei giovani è massiccia. Vedo che ci sono tutte le associazioni, tutte le scuole, insomma, i giovani hanno partecipato sicuramente alla manifestazione, stanno partecipando. Speriamo che ci sia veramente il risveglio per questa città, perché il momento è un momento sicuramente duro per tutti, perché l'ultimo colpo è stato la mareggiata, abbiamo avuto già in precedenza altre situazioni che hanno, diciamo, mandato giù questo paese, e il momento è un momento critico in generale. Speriamo che ci sia veramente la rinascita e che si parta da stasera per raggiungerla. C'era già forse un progetto di fattibilità sul lungomare? Insomma, i lavori sul lungomare erano già preventivati, si stava già pensando di fare qualcosa. Adesso come potrà svilupparsi tutto da un punto di vista tecnico? No, allora, nessuno si aspettava sicuramente questa mareggiata e i danni che ha provocato. È chiaro che progettare adesso bisogna avere pazienza e non pensare che si può fare tutto nell'arco di pochi mesi. La progettazione ci vuole, ma ci vuole naturalmente anche, prima di tutto, la protezione delle coste, cioè dire intervenire sul lungomare in modo tale che poi non si verifichino più delle cose del genere, e quindi non andare a perdere tutto quello che è il lavoro fatto. Quindi, prima di tutto, prevenzione e cercare di salvaguardare la costa. E siamo con anche il gruppo di Sider Si Cambia, che è già stato nostro ospite in TV, Femmina TV, a parlare proprio delle questioni legate a Siderno. Purtroppo non vi aspettavate quello che è stata l'ultima sorpresa, la mareggiata che ha devastato completamente il lungomare. Adesso ci sono tutti a dimostrare, a dire la propria, ai cittadini. Ma il vostro punto di vista qual è? Questo è un punto di partenza sicuramente, ma quello che occorre fare per salvare questo lungomare, per riprendere in mano le sorti di Siderno? Certo, apprezziamo il fatto che ci sia stata l'organizzazione di questa manifestazione, che comunque è un segnale importante, però come abbiamo anticipato nella intervista che abbiamo fatto qualche tempo fa, adesso è il tempo dei fatti, non delle parole, perché la situazione del lungomare è urgentissima.
quindi noi speriamo che le istituzioni possano rispondere come è il loro dovere di fronte a queste situazioni. Voi ragazzi siete cresciuti qua a Siderno, quindi avete visto il lungomare fin da piccoli, lì vi siete innamorati, avete fatto le vostre, avete bigiato scuola sul lungomare naturalmente, ed è diventato il simbolo anche di quello che è il degrado politico, non di Siderno soltanto ma di tutta l'Italia oltre che della Calabria. E allora secondo voi qual è il punto da cui partire per far cambiare le cose? Ad esempio voi giovani vi impegnate, avete creato questa organizzazione e vi state già riunendo per dire la vostra su come gestire il lungomare? Sì, sicuramente l'abbiamo fatto e lo rifaremo anche in futuro, perché noi ci crediamo, non per caso abbiamo fondato questa associazione, appunto perché ci crediamo. Però se non c'è un aiuto da altre parti che comunque sono più autoritarie nel poter fare qualcosa, noi ci sentiamo un pochino da soli, però il nostro sostegno lo daremo fino alla fine sicuramente. E allora, oltre questa giornata ci saranno altre iniziative, voi cosa proponete? Sicuramente speriamo che ci sia partecipazione e soprattutto che non sia una passerella, noi vogliamo fatti concreti. Noi come associazione ci impegniamo sul territorio e sposeremo qualunque iniziativa concreta che possa farci riavere il nostro lungomare, che come dici tu è il nostro punto di ritrovo, il nostro biglietto da visita. Speriamo solo che ripeto, non sia solo una passerella politica, ma segua qualcosa di concreto. Questo ce lo diranno anche i fatti. E anche abbiamo altri due partecipanti che non vogliono farsi intervistare, ma sicuramente sono lì a manifestare insieme a tutti quanti. Continuiamo nel nostro percorso di questa snodo sidernese per dire vogliamo il lungomare e dobbiamo riuscire a recuperarlo. Giovani e imprese in prima linea per sostenere questo lungomare. Abbiamo visto delle scene quasi di una veglia funebre negli immediati giorni dopo le mareggiate. Un amico che se ne andava, un simbolo di Siderno. Adesso Siderno è tutta qua per dimostrare che vuole fare qualcosa e non aspetta la politica. Sì, guarda, effettivamente siamo qui per evidenziare qualcosa che io ritengo è quella di segnalare ai commissari, alla commissione speciale, che la popolazione è mobilitata, la popolazione è interessata, però deve esserci nel rispetto delle regole. Le regole sono che i coordinatori sono loro, i commissari che naturalmente amministrano, e noi riteniamo che sia utile che la gente, Siderno, il paese, sia vicino ai commissari, i quali debbono interloquire con le istituzioni superiori, debbono confrontarsi con il nostro tavolo permanente di concertazione che abbiamo messo insieme, lei lo sa, tutti i partiti politici, i movimenti, le associazioni, la Proloco, siamo tutti insieme attorno a un tavolo. Questa manifestazione è organizzata da questo tavolo, che naturalmente nei prossimi giorni è lì che poi dovremo vederci, incontrarci, debbono seguire passo passo quelle che sono le promesse, quelle che sono gli impegni. Ecco, noi siamo qui per questo, dire ai commissari: signori, non siete soli, noi siamo con voi e seguiremo attentamente quelle che sono le promesse, sono gli impegni. Ecco, questa è la motivazione. Allora, la gente è tanta a Siderno, stanno partecipando tutti, soprattutto giovani, vediamo imprese, cittadini, ma il problema non è facile da risolvere. Allora, cosa si sta chiedendo in questo momento e soprattutto quali possono, anche da un punto di vista tecnico, essere i primi lavori per rimettere in vita questo nostro amico che se n'è andato? Ma intanto è un fatto positivo, ma non poteva essere diversamente. La gente di Siderno è legata alla storia del lungomare di Siderno. Il lungomare di Siderno fa parte della vita di ognuno di noi, ma credo che la partecipazione a questa sera è legata più al fatto complessivo, di momento complessivo storico particolare che vive la nostra comunità. Mi auguro che sia un segnale di partecipazione duratura questo, cioè che la gente voglia interessarsi della gestione della cosa pubblica. La cosa pubblica deve appartenere alla gente, non può appartenere ad una sparuta minoranza di cosiddetti politici. Che fare? Io mi auguro che per quest'estate abbiamo l'arenile pulito, sgombro dai detriti, dai rimasugli, diciamo, che ci sono, da quello che è venuto fuori dopo il disastro. E mi auguro che quindi quest'estate, con un po' di sacrificio, si possa utilizzare la spiaggia, usufruire della spiaggia, con un minimo di sicurezza anche per quanto riguarda i punti dove c'è pericolo. Per il resto, che cosa dico io? Ora noi dobbiamo avere la capacità di trasformare questo disastro in una opportunità.
cioè fare di questa un'opportunità di rilancio dell'economia sidernese attraverso quello che è uno dei luoghi principe dello sviluppo turistico, dello sviluppo economico della comunità. Come fare? Ripensando completamente il lungomare. Il lungomare, ecco, noi dobbiamo credere che è possibile avere un lungomare completamente diverso. Intanto, dopo uno studio serio, è necessario che ci sia uno studio sulle correnti marine, su tutto ciò che si è verificato in questi anni nel Mediterraneo, su tutto ciò che serve perché questi fenomeni vengono gestiti e da qui a un secolo non ci siano più di questi problemi. Quindi non è solo cambiato la costa, è cambiato anche il mare? È cambiato, eh sì, ci sono sconvolgimenti climatici mondiali. Diciamo che questo no, il mare Mediterraneo non è più il mare, come dire, tranquillo di europeo ormai è... 30-40 anni fa. Ci sono dei fenomeni di tropicalizzazione evidenti, per cui onde marine di 8 metri devi avere la capacità di gestirle e smorzare l'energia che queste onde vanno a scaricare contro la costa. Quindi uno studio serio, uno studio che è la base poi di una progettazione per definire quella che dovrà essere una struttura che duri nel tempo, che non abbia più di questi problemi e soprattutto fare in modo tale che quello che poi il ripensamento di questa struttura, perché ci sia il rilancio dell'economia sidernese, possa vivere tranquillamente. Quindi ripensare il lungomare significa secondo me, ecco, fare di questo luogo l'input perché la comunità possa attingere ad uno sviluppo turistico serio. Una folla così numerosa non l'avevo vista se non in occasione della Madonna di Porto Salvo, tant'è vero che penso che anche se c'è Don Cornelio e non sia blasfema la similitudine, però penso che sia molto complementare. Vuol dire che così come la festa della Madonna è particolarmente sentita dalla comunità sidernese, questo momento che ci vede tutti uniti, e lo slogan "Uniti possiamo" lo dice in maniera esemplare, sia una altrettanto occasione importante. Io girandomi, soprattutto ovviamente quando parlo a nome dei colleghi, la commissione sapete che è fatta da noi tre colleghi, ho potuto, diciamo così, nel corteo che si è snodato, girandomi, vedere veramente l'imponenza, no, della presenza, che in questa piazza, per quanto grande, poi finisce anche per diventare piccola rispetto alla presenza. E visto che sono state fatte tante fotografie, no, che come si fa anche oggi con questi aggeggi che non si sa se definire benedetti o maledetti, io dico che noi dobbiamo, che la fotografia di stasera la dobbiamo mandare, questa fotografia, a chi? Al governo nazionale, alla regione e alla provincia. Dobbiamo proprio fare una fotografia. Lascio alla vostra capacità, fantasia di costruire questo quadro di questa importante manifestazione e inviarla con dei destinatari precisi. In una giornata molto particolare che ci vede uniti e compatti a testimoniare l'amore, l'affetto e la voglia partecipativa per la ricostruzione della nostra città, devo precisare che la mia voce è quella di una delegata dei componenti del tavolo di lavoro permanente che si è costituito in seguito alle devastanti mareggiate che hanno sconvolto il nostro lungomare e che rappresenta una ferita nel nostro cuore. Una semplice voce, pure rauca, come vedete, e per rappresentare tutta una città, poiché deve essere chiaro che bisogna evitare tentativi di protagonismo e sempre più sviluppare azioni mirate ad ottenere risultati concreti e a migliorare la qualità della vita. 9, 8,